Intorno a San Gaudenzio si conoscono solo due notizie storiche. Fu per 20 anni vescovo di Novara e i calendari liturgici più antichi riportano la sua morte al 3 agosto. Tra l'11 e il XII secolo fu scritta la leggenda della sua vita, qui illustrata. Era nato a Ivrea, da nobili genitori, nel IV secolo. Lo chiameremo Gaudenzio. Sono diventato cristiano e intendo convertirmi. Tua madre ed io non abbandoneremo la religione degli dei di Roma. Gaudenzio, vattene da Ivrea. Preferisco abbandonare i genitori piuttosto che la vera fede. Mi recherò a Novara. Più tardi, a Novara. Prete Lorenzo, ti aiuterò a predicare il Vangelo di Cristo. Grazie, Gaudenzio, ma la città è ricolma di pagani. Uccidete Lorenzo e i cristiani! Padre Lorenzo è morto. Mi recherò a Milano presso Martino. Accanto San Martino svolse le funzioni di notaio, ma ben presto abbandonò Milano e si recò a Vercelli, presso Sant'Eusebio, che in quel tempo era perseguitato. L'imperatore mi manda in esilio a Scitopoli. Eusebio, verrò con te. Gaudenzio seguì Eusebio in esilio, ma il vescovo di Vercelli lo rimandò in Piemonte per reggere la comunità cristiana. Al ritorno di Eusebio a Vercelli, Gaudenzio fu inviato a Novara a predicare il Vangelo. Affittò una casa al centro della città. Al fuoco! Al fuoco! Sveglierò Gaudenzio. Alzati, la città brucia. Ti ordino, fuoco, di estinguerti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. L'incendio si arrestò e la fama di Gaudenzio si diffuse a Novara. In quel tempo Sant'Ambrogio si era recato a Vercelli. Di ritorno dalla città si affrettava a raggiungere Milano. Sembra che il cavallo voglia portarmi verso Novara. Benvenuto nella mia casa. Diventerai vescovo di Novara. Purtroppo non sarai tu a consacrarmi. Infatti, i novaresi si recarono dall'imperatore a Milano per chiedere che Gaudenzio diventasse loro vescovo. Ottenuto il permesso, Gaudenzio fu consacrato. Gaudenzio predicava il Vangelo e convertiva i pagani. Dio, attraverso la sua fede, operava miracoli. L'acqua toccata da Gaudenzio è miracolosa! Sanerà i nostri mali! In 20 anni organizzò la diocesi, costruì la cattedrale e iniziò a edificare una basilica fuori le mura. Morì dopo 20 anni di episcopato. Secondo la leggenda, era il 22 gennaio. La nuova basilica fuori le mura non è ancora ultimata. Dove lo seppelliremo? Lo metteremo nella cattedrale, su un tavolato, e attenderemo la fine della costruzione. Gaudenzio restò nella cattedrale fino al 3 agosto. Il suo corpo si mantenne intatto. La barba e le unghie continuarono a crescere come quando era in vita. Fu sepolto nella basilica extramuranea il 3 agosto. Agabio, Gaudenzio ti ha nominato suo successore. Alla sua tomba correvano i malati ed erano guariti. Venne anche una nobildonna romana. San Pietro, in sogno, mi ha comandato di portarla a Novara, alla tomba di Gaudenzio. Dalla tua boca escono i diavoli. Per intercessione di Gaudenzio sono guarita. In seguito, però, il ricordo di Gaudenzio scomparve dalla memoria collettiva. Infatti, il vescovo Vittore, nel V secolo, Su questo luogo pagano, lungo la strada per Vercelli, costruiremo una basilica cristiana dedicata a San Pietro e a San Paolo. fu costruita una basilica di cui è stato ritrovato un grande bassorilievo di marmo rappresentante una nave, cioè la chiesa, protetta da San Pietro Pescatore. Il successore di Vittore, Onorato, invitò il vescovo di Pavia, Ennodio, a scrivere un'omelia per la dedica della Basilica degli Apostoli. Farò un viaggio oltre Alpe e lungo la strada visiterò le tombe dei santi piemontesi. Pregherai sulle tombe di Gervasio e Protasio a Milano, di Eusebio a Vercelli e dei martiri di Torino. Nel VI secolo la tomba di San Gaudenzio non era conosciuta. Solo dopo la conversione dei Longobardi è testimoniato il culto di San Gaudenzio. Nel 729 un guerriero longobardo. A te, vescovo grazioso che reggi la diocesi che fu di San Gaudenzio, offro le mie terre. Da quel momento il culto di San Gaudenzio si diffuse rapidamente.
Infatti, nell'841... Perché, Maginardo, visconte di Pombia, sei venuto a novare in questa basilica degli Apostoli? Intendo donare una mia cascina situata in Garbagna per onorare San Gaudenzio. Qualche anno dopo, nell'848, il vescovo Adalgiso... Questa chiesa, che fu dedicata agli Apostoli, ora conserva le ossa di San Gaudenzio e sarà perciò chiamata col nome del protettore di Novara. Adalgiso, occorre garantire alla chiesa e al suo clero il necessario per vivere. Ecco, vi dono l'intero paese di Cesto. Con i proventi acquisterete le candele, i vestiti, le scarpe. I canonici di San Gaudenzio si arricchirono con numerose donazioni dei fedeli. Nell'undicesimo secolo festeggiavano San Gaudenzio due volte l'anno. Perché, o preposito Gosberto, onoriamo San Gaudenzio il 22 gennaio e il 3 agosto? Caro Bosone, i nostri libri liturgici non spiegano chiaramente questo fatto. Sarà necessario studiare e scrivere la vita del nostro protettore. Sappiamo anche che San Gaudenzio governò la chiesa novarese per 20 anni, e poco, ma attribuiremo al nostro vescovo episodi tratti dalla vita di San Dionigi e di San Martino. Ho trovato. La spiegazione delle due date può essere questa. Il 22 gennaio morì San Gaudenzio e il 3 agosto fu sepolto nella basilica fuori le mura. Nacque così la leggenda di San Gaudenzio. Per solennizzare i festeggiamenti del patrono, i vescovi e il comune istituirono alcune cerimonie il 22 gennaio. Per illuminare la basilica di San Gaudenzio occorre molta cera. Tutte le comunità della diocesi porteranno almeno mezza libra di cera ciascuna. Chi sono quelli che seguono in processione il vescovo? Sono il podestà Robaconte da Mandello, i consoli di giustizia e poi il conte Gozio di Biandrate con i suoi vassalli. Stanno andando a San Gaudenzio. Ogni anno le comunità e i nobili offrivano la cera al patrono. Si avanzino i rappresentanti di Oleggio. Ecco la cera di Oleggio, è a forma di cannolo, con i fiori e le colombine. Così passarono i secoli. Alla metà del 500 la basilica fu distrutta dagli spagnoli per costruire i bastioni di Novara. Abbiamo venduto agli spagnoli la chiesa di San Gaudenzio. Useranno i mattoni per costruire le bastionate. Non vi sembra il caso di portare il corpo del santo entro le mura? Lo faremo di nascosto, così i canonici del Duomo non lo potranno sottrarre. Ma il comune edificò una nuova e grande basilica. Messer Leonardi, offrite l'incarico di costruire la nuova chiesa all'architetto Pellegrino Pellegrini di Milano. Tra il 1753 e il 1786 Benedetto Alfieri edificò il campanile. Nella seconda metà dell'Ottocento fu eretta la cupola antonelliana.